Mobilità sostenibile significa muoversi di più e meglio. Poter contare su alternative all'auto che permettono di risparmiare denaro e rispettare l'ambiente. La Regione Marche ha scelto di investire parte dei fondi europei messi a disposizione dal PORFERS 2014-2020 per azioni mirate alla riduzione delle emissioni di carbonio. Inquiniamo meno per vivere più sani. Parte di queste risorse saranno investite per lo sviluppo della mobilità ciclistica e del cicloturismo, per chi vorrà godersi una vacanza scegliendo il piacere delle due ruote. Si parte con il completamento della tratta Ascoli-Pesaro, della ciclovia adriatica, per proseguire con il collegamento Marche-Abruzzo sul fiume Tronto. I percorsi ciclabili e cicloturistici che verranno realizzati permetteranno di attraversare le Marche lungo i fiumi, di pedalare dentro i centri urbani, all'ombra dei parchi verdi, ammirando il mare o di immergersi in un tragitto a tema. L'intero itinerario della ciclovia adriatica fa parte di un progetto di 1.300 km che costeggia tutto il litorale adriatico da Trieste a Santa Maria di Leuca. A livello regionale, dei 190 km previsti ne sono già stati realizzati 90. Godersi le aree urbane diminuendo l'impatto degli idrocarburi nell'aria sarà possibile anche grazie alla realizzazione di parcheggi scambiatori auto-bici con la disponibilità di formule bike sharing e car sharing. Gli investimenti includono inoltre il miglioramento del trasporto pubblico, parco autobus rinnovato con mezzi di ultima generazione, metano, Euro 6 elettrici, che riducono al minimo le emissioni inquinanti e le polveri sottili. Altre novità riguardano l'introduzione di dispositivi elettronici per la bigliettazione elettronica e di paline alle fermate, che forniranno dettagli relativi agli orari e ai tempi di attesa degli autobus. Per incentivare e rendere più semplice e pratico l'utilizzo di mezzi alimentati da fonti di energia alternativa e sostenibile, parte dei fondi europei è destinata alla realizzazione di una rete regionale, incrementando il numero di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Utilizzare più fonti rinnovabili, inquinare meno e risparmiare denaro. I fondi europei rappresentano una risorsa su cui contare per rendere la nostra regione sempre più verde e a misura d'uomo.